Ciao a tutti e bentornati a Topos in Fabula. Continuiamo col cinema d'autore italiano, ce ne freghiamo totalmente degli Oscar, dopo la puntata della scorsa settimana che vedeva protagonisti Pasolini e Bertolucci. Oggi parliamo di Ettore Scola e di uno dei suoi film forse meno apprezzati o conosciuti, cioè Brutti, Sporchi e Cattivi del 1976. Ma prima, come sempre, sigla! Brutti, Sporchi e Cattivi esce nei cinema italiani in mezzo a quelli che sono forse i due film più famosi di Ettore Scola, cioè C'eravamo tanto amati e Una giornata particolare. Tutte e due le opere raccontano storie di impegno civile, anche se con toni diversi. La prima è una commedia, la seconda è quasi un dramma da camera ambientato tra una terrazza e una piccola casa. Quello che i due film hanno in comune è un contesto temporale segnato profondamente dalla Seconda Guerra Mondiale, che è appena passata in un caso e sta per arrivare nell'altro, e nel quale è facile capire chi sono i buoni, chi sono i cattivi, chi ha ragione, chi no, chi sono gli oppressi in un certo senso e chi gli oppressori. Nel 1976 sono anche passati esattamente 25 anni da un film sul proletariato di un certo Vittorio De Sica, cioè Miracolo a Milano, che racconta di un gruppo di poveri che si salva con la magia, per la precisione una colomba in grado di salvare la vita al personaggio di Totò, dando a lui e alla sua famiglia acquisita la possibilità di scappare dai cattivi, trovare da mangiare, esprimere desideri che verranno esauditi. Vale la pena di citarlo, Miracolo a Milano, perché insieme a Brutti, Sporchi e Cattivi ritrae il cambiamento delle prospettive e dell'atmosfera italiana nell'arco di un quarto di secolo. Miracolo a Milano, datato 1951, si colloca nei primi anni della ricostruzione postbellica ed è permeato dalla voglia del proletariato di uscire dalla propria condizione e di garantirsi una vita decente, svolgendo una professione senza essere sfruttati, avendo accesso a possibilità comuni anche ad altri. Il film di De Sica racconta uno slancio, un movimento verso il miglioramento di una classe intera che sembra essere possibile solo per l'appunto con la magia, e trova il suo climax nel duello finale tra Totò con la sua magia e il ricco sfruttatore che usa le armi per impadronirsi di qualcosa che non possiede. Brutti, Sporchi e Cattivi invece sembra collocarsi proprio nel perfetto opposto dello spettro cinematografico. Non somiglia al neorealismo di De Sica e neanche ai precedenti film di impegno civile dello stesso Scola. È un'opera che esiste in un mondo tutto suo, in un genere che non è definibile, perché dramma e commedia, miserie e risate si intrecciano e mischiano come in pochissime altre opere. Questo perché la dialettica tra i personaggi non ruota attorno al confronto tra ricchi e poveri, tra padroni e proletari, ma attorno a uno che possiede qualcosa e tanti che non hanno niente. La trama. Periferia di Roma, metà anni 70, la vita di una famiglia di 25 persone si svolge in una baraccopoli. A capo di tutti c'è il vecchio Giacinto Mazzatella, pugliese, guercio, dispotico, che tratta i suoi familiari come bestie. Come ogni giorno la famiglia si sveglia per andare a fare qualche soldo guadagnato in pochissime attività oneste. Festa grande per tutta la famiglia, è il giorno della pensione della nonna, vanno tutti insieme a ritirarla come una tribù, ma dopo aver ritirato il denaro e averlo diviso tra tutti i componenti della famiglia, ognuno si avvia per la propria strada, lasciando la nonna sola con i bambini che hanno il compito di riportarla a casa. Giacinto ha un milione di lire, risarcimento dell'assicurazione per aver perso un occhio, letteralmente un occhio, a causa di un getto di calce viva, ed è ossessionato dal fatto che i parenti glielo possano rubare. Per cui lo nasconde continuamente in luoghi diversi. Una notte, in preda a un incubo in cui vede i suoi parenti spendere il suo denaro, si sveglia di soprassalto e va a controllare il nascondiglio dei soldi, però non li trova. Inferocito, sveglia tutti i presenti e inizia a cercare il milione sotto i materassi. Non essendo ancora riuscito a trovarli, afferra la doppietta che tiene sempre in carica e minaccia di morte tutta la famiglia. Uno dei figli non dà peso alle minacce, si volta per andarsene, ma il vecchio Giacinto gli spara senza esitare, ferendolo a una spalla. Portato in questura, si ricorda all'improvviso che il denaro non lo aveva trovato perché si trovava in un altro nascondiglio segreto. Al ritorno trova tutti i familiari intenti alla ricerca del denaro,
quando infatti avevano intuito lo sbaglio, hanno approfittato della sua assenza e per cercare i soldi, chiaramente senza successo. Appena arrivato, lui si fionda in bagno, recupera i soldi tra le ere dei figli che lo avevano ispezionato senza trovare nulla. Giacinto incontra poi una grassa prostituta napoletana, Iside, della quale si innamora. Con lei inizia quindi a dilapidare i soldi e decide di portarla in casa, attirandosi ovviamente l'ira della moglie quando le dice che dovranno dormire tutti insieme nello stesso letto. Questa, per lavare l'affronto, organizza l'assassinio di Giacinto con tutti i parenti, sua madre compresa. Il piano è di avvelenarlo alla festa di battesimo di uno dei suoi nipoti. Alla presenza di tutti i figli e i nipoti di tutta la compagnia, compresa Iside, Giacinto mangia un'enorme porzione di pasta con le melanzane condita con veleno per topi, ma improvvisamente si rende conto della cosa e scappa dalla festa. Riesce a salvarsi vomitando, tornato in forma per vendicarsi, decide di far fare alla famiglia la fine del topo, tentando di incendiare la baracca con all'interno ovviamente la famiglia, senza ovviamente riuscirci. Vendendola poi per 800.000 lire a un altro sfollato che si presenta con la propria famiglia per prenderne possesso. La famiglia Mazzatella ovviamente non ne sa nulla ed è contraria chiaramente alla vendita. Scoppia dunque una rissa tra le due famiglie. Nel frattempo arriva Giacinto con una cabrio acquistata con i soldi della vendita della baracca, ma essendo inesperto alla guida si schianta su un muro della casa distruggendola e rimanendo ferito. Alla fine le due famiglie restano riunite nella baracca, rimessa a posto, ma i propositi di Giacinto sono sempre gli stessi: cacciare tutti via dopo aver recuperato i soldi, che confida a Iside essere al sicuro, nascosti nel gesso del braccio. Il film si chiude con una delle nipoti di Giacinto, Maria Libera, che come tutte le mattine va a prendere l'acqua alla fontana, stavolta però mettendo in mostra la sua gravidanza. La famiglia è quindi destinata ad allargarsi ulteriormente. Prima della trama parlavamo del film facendo riferimento a Miracolo Italiano. Ecco, qui tutto si capovolge, dicevamo. Giacinto conserva quella piccola dote che si sente fortunato ovviamente ad aver ottenuto, anche se gli è letteralmente costato un occhio della testa. Non solo non è disposto a condividerla, ma è ossessionato dal fatto che qualcuno possa anche solo lontanamente prenderne una parte. Al contrario di Miracolo a Milano, dove il povero trova fortuna e divide, in brutti, sporchi e cattivi non c'è nessuna differenza tra il ricco che desidera possedere e Mazzatella. Scola nel film mette in scena con un'efficacia straordinaria un concetto che potremmo ricollegare alle riflessioni che Elia Scanetti proponeva nel suo saggio Massa e Potere, pubblicato nel 1960 dopo 38 anni di stesura, e che nel film si presenta sotto forma di un singolo che possiede, il personaggio ovviamente di Nino Manfredi, e di una massa chiusa e disordinata che insegue un fine comune ma senza alcun tipo di ideologia, piuttosto per un naturale bisogno di miglioramento. Secondo il detto, nel paese dei ciechi l'orbo è il re. In brutti, sporchi e cattivi vediamo lo sciame disordinato che è la famiglia Mazzatella, che non ha mai visto nessuna ricchezza, mentre si alterna tra gli impieghi saltuari più o meno legali e mentre scorrazza per casa venendo continuamente insultata dal capofamiglia. L'acme di questa rappresentazione caotica della massa è la splendida scena della visita alle poste per intascare la pensione della nonna, quasi impostata come una scena di guerra, come se fosse l'assalto di un esercito verso un accampamento. Il capofamiglia, d'altro canto, conduce un'esistenza che risponde a regole diverse, va a puttane, nasconde il denaro, si sveglia pensando con l'ossessione di averlo perso, per poi ricordarsi dove l'ha nascosto. In quella famiglia è un sovrano per il semplice fatto di aver sbarcato il lunario, non con un miracolo come nel film di De Sica, ma attraverso una menomazione fisica. Il protagonista, interpretato da Nino Manfredi, grazie alla maestria di Ettore Scola, non si merita nemmeno un singolo sguardo di compassione e non è neanche soggetto a quella sorta di beatificazione del povero al quale alcuni film ci hanno abituati, anche in gran parte del neorealismo. La loro condizione li rendeva in qualche modo automaticamente buoni. Di piste per farci capire chi sia buono e chi cattivo in quest'opera non ce ne sono. Scola distrugge il mito della povertà come categoria da compatire e allo stesso tempo non si preoccupa di raccontare una parabola di crescita, un arco narrativo nel quale si esce da una condizione per entrare in una migliore. Al contrario, il film finisce peggio di come è iniziato, il caos aumenta, le buche da sfamare pure e i posti invece si riducono, meno metri quadrati a persona, pertanto maggior possibilità che i soldi finiscano e che qualcuno di questi brutti, sporchi e cattivi si veda costretto finalmente a trovare un'occupazione reale. Ecco perché il film di Scola, nel suo sovvertire una narrazione pluridecennale, si rivolge raccontandola a un'Italia forse meno povera, ma di certo anche meno speranzosa. Nel farlo si staglia come un capolavoro del nostro cinema.